Eccoci, ben ritrovati con la nostra edicola. Oggi i quotidiani sono un po' divisi sull'importanza da attribuire ai vari fatti che sono accaduti ieri. Partiamo con il Corriere della Sera, che è una garanzia di sicurezza. Eh, commissione. Unione Europea via libera al bis di Ursula, ma la fiducia è la più bassa mai registrata. Questo è un titolo alto, nobilitato, ma in realtà l'apertura del Corriere della Sera è sulla Rai strappo tra alleati, bocciata la scelta della Lega che reagisce astenendosi sulla sanità in Calabria. PD e Movimento 5 Stelle eh, dichiarano che eh, sono a pezzi, eh, ovvero il governo è a pezzi sul eh, taglio del canone. Eh, Forza Italia vo vota con l'opposizione Meloni in ciampo che non, eh, che non giova. Eh, in pratica cosa è successo? È successo che eh, Forza Italia ha detto no al taglio da 90-70 euro del canone eh, per la RAI in quanto eh, questa, eh, questa riduzione eh, poi si sarebbe eh, riversata sul carico di pubblicità in RAI e quindi una possibile detrazione degli, eh, degli introiti mh, sulle reti Mediaset. Questa sarebbe la spiegazione politica. In realtà lo scontro tra Forza Italia e lega all'interno del governo di centro di destra eh, è attivo questo scontro da diversi mesi e non è questo il primo episodio che vede contro Salvini con il leader di Forza Italia. Vi mostro Repubblica e eh, che decisamente pubblica eh, punta sulla maggioranza spaccata Forza Italia si smarca e al Senato si schiera con l'opposizione il, il centrodestra va sotto, no al taglio del canone Rai chiesto da Salvini, eh, era un provvedimento spot evidentemente la Lega si vendica e boccia un provvedimento forzista sulla sanità in Calabria Meloni, Striglia, Tajani, il PD, il governo è allo sbando e poi nel catenaccio nel rigo a chiudere Repubblica dà conto di eh, questa Europa, passa, la misura, eh, passa di misura la nuova commissione di von der Leyen, mai così pochi, questa è la foto di Rito dopo l'elezione del... Della von der Leyen, un governo debolissimo che per racimolare la maggioranza ha dovuto chiedere voto e sostegno anche a eh, partiti al di fuori della coalizione. Questo la esporrà nel corso eh, degli anni a venire a eh, diversi ricatti che si troverà a dover affrontare eh, mese dopo mese. Eh, il momento dell'elezione della von der Leyen l'abbiamo infilmato non è ammissibile. Allora, per quanto riguarda il voto sulla Commissione verrà approvato o respinta in base alla maggioranza dei voti espressi per appello nominale. Colgo l'occasione per ringraziare la Commissione uscente per l'impegno profuso. e eh, per quanto riguarda la nuova Commissione vi, eh, speriamo di, trovar, di ritrovarvi presto. Se la Commissione verrà eletta con la maggioranza dei voti invierò eh, la lettera di trasmissione alla Presidente della Commissione e informerò il Consiglio. Quindi apriamo ora la votazione per appello nominale. Grazie. Vote is Votazione chiusa. And it is e viene approvato. Complimenti. Complimenti. Sign Ora firmerò letter. la lettera di transizione. Bene, è letta quindi la von der Leyen per la seconda volta. Eh, vi mostro la prima pagina della stampa, il governo Sbanda, l'Ira di Meloni. Quindi la politica interna come titolo di maggior peso propone la stampa canone, Rai e Sanità scontro Tajani Salvini, centrodestra sotto due volte la Premier Striglia i suoi vice eh, via libera alla commissione von der Leyen con una minima maggioranza, Musk, attacca l'Unione Europea e in, in questo momento l'Unione Europea non è che eh, brilli, brilli per lucidità e eh, politica eh, visionaria. Eh, il, Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano propone in apertura questo oh, fotomontaggio che mostra eh, le sorelle d'Europa e i fratelli coltelli perché poi alla fine l'elezione di Fitto ha introdotto all'interno del, della Commissione europea degli elementi di destra che non sono graditi alla maggioranza che poi sostiene Ursula von der Leyen. C'è la faccia della Meloni, la von der Leyen e poi della uh, Presidente del uh, Consiglio europeo e, e le chiama sorelle d'Europa e fratelli coltelli eh, il fatto quotidiano, che prendiamo in prestito il fatto quotidiano perché... Eh, ci dà lo spunto il PM Nordio parlava di tutto, oggi da ministro si sì, punirebbe, da esternatore seriale Nordio prima interveniva da magistrato sempre sulle leggi. Ora si, eh, si conferma super censore. Lui è un paladino del fatto che i magistrati, a differenza di come si comportava lui, non dovrebbero esprimersi sui fatti di tutti i giorni e soprattutto sulla vita politica. Ebbene, eh, Nordio ieri è intervenuto in Parlamento con questa sua visione per. Eh, per mettere a punto le carceri, carceri che fanno registrare un degrado inaccettabile, con 80 oramai detenuti all'anno che si tolgono la vita per condizioni disumane della loro detenzione. Ascoltiamo Nordio. Eh, grazie Presidente, grazie collega. Eh, risponderò con delle cifre di quello che è stato fatto sempre dando per eh, con, punto della nostra consapevolezza della drammaticità della situazione. Eh, il governo ha potenziato e rafforzato il sistema carcerario, occupandosi in modo organico ed incisivo non solo dei detenuti, ma anche di chi opera quotidianamente per la loro sicurezza. Allora abbiamo il decreto carcere sicuro numero 92 del 2024 con importante... Eh, assunzionali. Sono state previste mille nuove extrasunzioni di polizia penitenziaria che sommate alle mille della legge di bilancio del 2023, la prima del governo Meloni, porta un totale di 2.000 extrasunzioni di polizia penitenziaria in soli 24 mesi. Oggi, a fronte di una dotazione organica complessiva di 42.000 unità, quelle presenti ammontano a 37.088, registrando quindi una carenza del 13.45%. Sarà colmata il più presto possibile. Vorrei enfatizzare una grande novità, l'istituzione del commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria, con il compito di realizzare, anche qui nel più breve tempo possibile, un piano nazionale di interventi in grado di recuperare 7.000 dei 10.000 posti mancanti per detenzione anche per detenzione differenziate. Sono stati previsti e questo è importante, nuovi percorsi di comunità per i detenuti di disagio psichico e i tossicodipendenti. Abbiamo più volte ripetuto che eh, molti tossicodipendenti più che essere criminali da punire sono degli ammalati da curare. Per contrastare il fenomeno dei suicidi, abbiamo investito molto sul potenziamento della rete di assistenza psicologica e sull'opera di reclutamento di adeguato personale specializzato per rispondere a queste crescenti esigenze. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sta monitorando proprio con costanza l'esistenza e l'adeguamento dei piani locali e regionali di per la prevenzione del suicidio. Lo stesso sostegno viene fornito al Corpo di Polizia Penitenziaria. Ricordo che nell'ambito della manovra di finanza pubblica è stato anche stanziato un milione di euro per il triennio 22-24 da destinare proprio al supporto psicologico a favore di questo benemerito Corpo di Polizia. Grazie, ministro. A facoltà di replicare il deputato... Bene, vedremo se questo piano verrà attuato. Eh, vi mostro la prima pagina del domani, che ov ovviamente ha il titolo di spalla con evidenza su questa maggioranza pezzi, meloni. Meloni furiosa, Schlein litigano e non governano. Eh, dietro lo scontro tra Tajani e Salvini ci sono i dossier su nomine al governo e in viale Mazzini. Questi sono i retroscena che ci svela il domani. Ma c'è questa notizia che è anche un interrogativo, i sovranisti e quella strana agitazione su Unicredit e Banca Popolare di Milano, BPM, che Unicredit vuole scalare con un'offerta che BPM ritiene ostile sulle proprie azioni e riguardo questa manovra finanziaria di Unicredit si sono sollevati Salvini e altri personaggi legati al mondo del sovranismo. Chissà perché, si chiede il domani e poi lo spiega all'interno. Passiamo ai giornali eh, che hanno una visione di, di centrodestra, eh, Europa, governo al via, prove di centrodestra, come vedete qui di questo strappo. Eh, All'interno della maggioranza c'è un piccolo richiamino, Rai primo inciampo in maggioranza, richiamino riservato in alto, eh, Forza Italia, patti chiari, amicizia lunga e, e qui eh, sempre a fianco a questo piccolo primo inciampo di cui da nota con difficoltà il giornale troviamo l'articolo eh, quotidiano contro il povero Landini che ha promosso per domani uno sciopero generale, Landini pronto a bloccare l'Italia ma non ha bloccato la, Fii, la fuga dalla Fiat come se i sindacati potessero decidere eh, le sorti eh, politico-amministrative di un'azienda grande come eh, eh, la eh, ex Fiat eh, su perché domani Landini ha eh, proclamato lo sciopero eh, c'è questa eh, lunga intervista che lui ha, ha rilasciato qualche giorno fa e eh, che è bene tenere bene eh, in mente come ho detto anche la Presidente del Consiglio nell'incontro più volte noi rappresentiamo tutti i lavoratori, io rappresento anche quelli che hanno votato questo Governo perché nel nostro Paese uno può decidere di votare chi vuole, ma allo stesso tempo essendo un cittadino libero, un lavoratore, può farsi rappresentare per i suoi interessi da chi vuole. E nel momento che io svolgo questa funzione, che faccio dei contratti nazionali o che cerco di fare degli accordi, se riesco a farli valgono per tutti, non valgono per qualcuno. E allora io debbo svolgere una funzione in modo autonomo e indipendente dai governi, dai partiti, dalle imprese. Io debbo rispondere alle lavoratrici e ai lavoratori che mi danno il mandato di farlo, ai giovani precari che mi danno il mandato, ai pensionati. Questo è il mio mestiere. E io non debbo guardare in faccia nessuno. Io debbo, debbo guardare cosa ottengo come funzione se vengo riconosciuto. E io credo che sia questo. Questo è il modo di fare sindacato, non un altro. Non è quello di dire al governo che va bene quello che fa o di dire che uno si accontenta perché non peggiora la condizione. Non so se è chiaro, perché in un momento in cui non arrivi alla fine del mese, in un momento in cui la sanità non funziona, i contratti non si rinnovano, mantenere la situazione vuol dire mantenere una situazione di sfruttamento e di precarietà della vita delle persone. Beh c'è sempre un problema salariale, se i salari fossero più alti sarebbero tutti più contenti, però c'è una occupazione maggiore, ci sono contratti rinnovati nel pubblico impiego e in settori privati, quindi oggi la situazione è migliore di quando governavano quelli per cui vota Landini. Se governassero quelli che piacciono a Landini ci sarebbe un problema salariale molto più grave. Ma Landini cerca gloria è uno dell'opposizione, insomma mi pare uno che dovrebbe intanto attenuare il linguaggio quando parla di rivolte e poi dopo pochi giorni non lui ma alcuni. Alcuni malintenzionati tirano bomboni al cloro alla polizia, per cui è già uno dei leader dell'opposizione. Dopodiché mi auguro che non diventi un leader di governo, ma poi la democrazia decide chi comanda e chi non comanda, mica io. Io penso che ci vuole il rispetto verso le persone che con il lavoro tengono in piedi questo Paese e io oggi vedo questa mancanza di rispetto da parte del governo e di molti ministri. Perché quando uno decide di aderire a uno sciopero innanzitutto ci rimette il suo stipendio per tutta la giornata e quando lo fa non lo fa solo per sé ma lo fa anche per migliorare i diritti più generali che sono in campo. E da un certo punto di vista quello che noi stiamo chiedendo è proprio di agire perché la vita delle persone che per vivere hanno bisogno di lavorare sia una vita che sia dignitosa e che gli permetta di essere un cittadino libero. Una persona non può essere libera se è precaria, una persona non è libera se non arriva alla fine del mese con lo stipendio, una persona non è libera se addirittura si continua a morire sul lavoro, una persona non è libera se poi t'ammali e se non hai i soldi per curarti puoi anche morire. Una persona non è libera in un momento come questo se non ha la possibilità di aggiornarsi, di formarsi, di andare a scuola, di garantire la scuola per te e per tutti. E una persona non è libera se il carico fiscale che ha è sproporzionato e ingiusto perché tassi il lavoro, tassi la pensione e non tassi la rendita, non tassi i profitti, non tassi la ricchezza. Ecco che allora quello che noi stiamo facendo con lo sciopero generale a questo. Significato e a questo valore, e credo che il governo dovrebbe avere questo rispetto che vedo che non ha verso la maggioranza dei cittadini e delle cittadine del nostro Paese. Io cerco di fare al meglio il mestiere del sindacato, che deve essere quello di rappresentare le lavoratrici, i lavoratori, i pensionati, le pensionate, i giovani. E noi abbiamo chiesto più volte incontri, trattative, confronti perché noi vogliamo fare degli accordi per cercare di migliorare la condizione. Oggi questa possibilità non c'è. Hanno fatto una riforma fiscale, l'hanno votata in Parlamento e non l'hanno discussa con nessuno. Hanno deciso di bloccare le pensioni e non hanno discorso. Eh, hanno fatto una legge di bilancio e noi ci hanno chiamato a discutere dopo che l'avevano già presentata in Parlamento e dopo che la maggioranza ha già deciso che quello è e che non si modifica. Quindi in realtà oggi chi sta mettendo in discussione il ruolo delle organizzazioni sindacali come soggetti di rappresentanza di tutti i cittadini, di tutti i lavoratori è il governo. Come ho detto anche la Presidente del Consiglio. Queste sono le ragioni che hanno spinto, spinto i sindacati a dichiarare lo sciopero. Eh, passiamo all'altro giornale di centrodestra che si concentra su questi disordini che ci sono stati a Milano con eh, quello che definisce l'effetto Balnu, che è un. Uh, Quartiere molto problematico di Parigi, eh, la sinistra coccola chi brucia Milano. Questo è il titolo eh, di apertura di libero, il PD. Chiede verità per il ragazzo morto nella fuga e invoca comprensione per gli immigrati in rivolta. Sala attacca la destra. Queste sono visioni e titolazioni sempre molto, molto estreme, quelle che propone Libero e da prendere con le dovute eh, precauzioni. Salvini parla del caso Rai al convegno di Libero, nessun problema nella maggioranza, andiamo avanti con le riforme. In pratica non è accaduto nulla, secondo, eh, secondo Salvini. A questo punto vi manderei eh, il resoconto della giornata politica che hanno preparato i colleghi di vista. just spoke with the prime minister of israel and uh, lebanon. i'm pleased to announce that their governments have accepted the united states' proposal to end the devastating conflict between israel and hezbollah. i want to thank president macron of france for his partnership in reaching this moment. let's be clear. israel did not launch this war. the lebanese people did not seek that war either. nor did the united states. I want regions and communities to be in control of their own destiny and to help shape our policies. This is the task of cohesion and reforms that I have entrusted as executive vice president to Raffaele Fitto. L'aumento degli artigiani fra gli immigrati è un segnale positivo, aiuta ad arricchire e a tenere in vita competenze e mestieri che possono riattivare circuiti a rischio di interruzione, sviluppa talenti, innova prodotti e mercati. Gli interlocutori sociali, i corpi intermedi come la vostra associazione accanto a un'attività di rappresentanza di interessi esprimono una preziosa funzione di attore sociale. Per quanto riguarda eh, Israele e la decisione della Corte, ci sono alcune righe sulle quali si è trovato un accordo, quindi una posizione comune del G7, ve la leggo, nell'esercizio del proprio diritto di difesa Israele è tenuto in ogni caso a rispettare pienamente gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario. Ribadiremo il nostro impegno nei confronti di tale diritto e rispetteremo i nostri obblighi, sottolineando che non ci può essere alcuna equivalenza tra il gruppo terroristico di Hamas e lo Stato di Israele. Noi rispetteremo il diritto, ma bisogna vedere cosa dice il diritto. Innanzitutto bisogna capire se le alte cariche dello Stato sono garantite e quindi sono al di fuori delle decisioni. Se le decisioni valgono per paesi che non sono parte della Corte Penale Internazionale bisogna vedere bene, e quindi leggere le carte e capire quali sono i limiti. Cioè, ci sono molti dubbi giuridici e poi la fattibilità mi pare una fattibilità molto teorica perché eh, Netanyahu non andrà mai in un paese dove potrebbe essere arrestato, poi come viene viene arrestato da chi, quindi bisogna fare sempre le cose che non si trasformino eh, in cose inattuabili dal ministro degli esteri dell'Ucraina al quale ho confermato il nostro eh, impegno a sostenere il paese soprattutto per quanto riguarda anche la difesa della la ricostruzione della rete per la produzione energetica. Già il Parlamento ha approvato l'accordo firmato a febbraio di quest'anno, quindi stiamo procedendo in questa direzione e abbiamo assicurato che finché ci sarà guerra continueremo a sostenere anche eh, con l'invio di armi l'Ucraina. Il... Per evitare agli italiani l'ennesimo venerdì di caos ho deciso di intervenire direttamente riducendo a quattro ore lo sciopero indetto da alcuni sindacati per venerdì. Landini dice che sto limitando il diritto di sciopero in due anni e poco più di governo 949 scioperi effettuati in Italia. Quindi diritto allo sciopero sì, ma anche diritto al lavoro per la stragrande maggioranza degli italiani è l'impegno che mi sono preso. Sicuramente è un incidente, non è un problema, la maggioranza è serena, compatta, determinata, difenderemo gli interessi degli italiani da tutti i punti di vista. Qual è la soluzione? La troveremo parlando tutti insieme e come sempre il centrodestra sarà compatto. Ma che quello tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia fosse un patto di potere noi l'abbiamo denunciato dal primo giorno di legislatura ed era sotto gli occhi di tutti, oggi si è visto con il voto sul decreto fiscale, il voto sul canone RAI, la folle idea di Salvini di prendere 400 milioni che in realtà possiamo utilizzare per abbassare le liste d'attesa finanziando la sanità pubblica e lui voleva metterli sulla RAI per cambiare le regole sul canone RAI. Le opposizioni unite si sono opposte, Forza Italia ha trovato il coraggio di votare con le opposizioni e il governo è andato sotto. Siamo ai fatti di Casa Nostra, della Campania, vi mostro la prima pagina del mattino che ha eh, come titolo alto Città della Scienza scagionato il custode 11 anni dopo, nessun colpevole per il rogo e c'è questa immagine che ci, dà, eh, ci restituisce plasticamente che cosa è accaduto 11 anni fa presso questo gioiello della tecnologia che è stato distrutto e attende ancora un pieno rilancio. E sempre il mattino attraverso le pagine di, di Napoli, città della scienza, la beffa, sparidi pure i fondi del rilancio, il presidente Villari, quando sono arrivato ho trovato solo debiti. Su città della scienza si concentra anche Repubblica Napoli con questo, con questo articolo. Eh, ve ne leggiamo, eh, diamo conto. Solo di qualche riga, giustizia è fatta, ero tranquillo con la mia coscienza e ora sono contento. Parla così Paolo Cammarota, l'ex vigilante assolto dalla quarta sezione della Corte d'Appello per, per il rogo di Città della Scienza. La sede del polo di ricerca e divulgazione scientifica di Bagnoli fu distrutta da uno spaventoso incendio divampato nel marzo del 2013. I giudici non hanno hanno ritenuto sufficienti gli elementi raccolti per condannare l'ex custode e dunque quel, per quel rogo non c'è nessun colpevole. Si tratta della sesta pronuncia espressa nel corso del lungo procedimento che adesso potrebbe essere arrivato a conclusione senza un vero colpevole. Questa era uh, Repubblica. E abbiamo il tempo di farvi vedere la prima pagina della città di Salerno per tornare ai fatti delle province. L'ASL privatizza il reparto dell'ospedale, questo è il titolo di apertura della città città di Salerno al Santa Maria della Speranza di Battipaglia riapre la medicina nucleare, fu chiusa nel 2013 dopo un guasto, sarà dato in concessione per dieci anni a un'azienda, lo riattivirà e percepirà canoni e percentuali sugli esami, questo misto pubblico-privato che poi viene determinato dalle lunghe liste d'attesa cui non si vuole mettere in alcun modo mano. Vi mostro la prima pagina del mattino di Avellino e vi do conto solo dell'orgoglio Nargi, non mi sento commissariata da festa, Nargi è l'attuale sindaca della città di Avellino che tra poco dovrebbe passare dalla giunta tecnica di durata solo quattro mesi, a una giunta politica, tra virgolette, dettata dall'ex sindaco Gianluca Festa. Eh, prima di salutarvi solo uno sguardo rapido alla prima del Corriere dello Sport, eh, la ribattuta della Campania, questo titolo augurale. L'ex Torino è stato ribattezzato da Napoli. New York no, Buono, buongiorno, nuovo leader, è l'erede di Kim. E questo eh, eh, per quanto riguarda lo sport all'interno, eh, eh, vediamo il buongiorno. Si vede dal, eh, dal mastino: eh, domenica sarà una partita speciale per Alessandro, la prima volta contro il suo Torino. Bene, eh, per me. Con questa eh, bellissima speculare costruita dai colleghi del Corriere dello Sport è proprio tutto. Vi do appuntamento per domani e non dimentico di eh, ringraziare in regia il collega eh, Aldo Fenizia. Arrivederci.